Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea da Alessandra Mori e i suoi numerosi ospiti, come sempre, per intervenire con lei 02 92 94 7222 oppure mandate un WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovata Alessandra. Bentrovato a te, caro Giulio Cesare, come sempre, più di sempre. C'è posto solo per l'amore. È un brano bellissimo che tocca il cuore e a scriverlo è stato Tommy Mauri, un giovane talentuoso musicista di Carate Brianza che lo ha dedicato alla dolcissima Giulia Cecchettin. Sapete, cari amiche e amici, prima di essere massacrata, coltellata, uccisa dal suo ex fidanzato, il suo assassino, un assassino, Giulia Cecchettin si era recata nel centro commerciale di Marghera per scegliere un paio di scarpe. Era contentissima, gioiosa. Le avrebbe dovute indossare per la sua laurea di lì a pochi giorni. Una laurea che si era conquistata sul campo, meritatissima. Ed oggi le scarpe, le panchine dovrebbero essere più rosse che mai, non soltanto il 25 novembre, giorno della giornata mondiale della lotta contro la violenza sulle donne, ma tutti i giorni, perché stamane, 5 dicembre, martedì 5 dicembre, ci sono stati i funerali di Giulia Cecchettin. Oltre 10.000 persone si sono strette a lei, alla sua famiglia, si sono strette tra loro, c'erano davvero tutti, padri, madri, figli, giovani, giovanissimi, nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Ma la violenza contro le donne non si ferma, una violenza che ha vari aspetti, e in primis potrebbe anche essere quella verbale. Ma la violenza non si ferma perché poco fa è stata sfregiata con l'acido una donna ad Agrigento. E la settimana scorsa, proprio mentre noi parlavamo di questo ultimo femminicidio, quello di Giulia, due femminicidi in una sola giornata in diverse aree geografiche del paese, uno ad Andria e uno a Salsomaggiore. Ecco, Giulia è diventata, ha parlato il suo papà oggi, ovviamente ha parlato anche il Presidente della Repubblica, ha detto serve un cambiamento radicale, oggi c'era il Ministro Nordio al funerale, c'era il Presidente Zaia. Giulia, dicevo, è diventata il simbolo della violenza, della lotta contro la violenza sulle donne. E molti si chiedono perché ancora di questa enfasi mediatica, di questa estrema, alcuni dicono, mediatizzazione. Ecco, è semplice, è facilmente intuibile, perché questo femminicidio, anche se la violenza ovviamente purtroppo non si ferma, si è caricato tutti i femminicidi di quest'anno che sta volgendo finalmente al termine e tutti gli altri femminicidi di tutti gli altri anni, che sono parimenti luttuosi, parimenti dolorosi, parimenti tragici. Ed ecco perché è importante, è fondamentale, come ha detto anche il papà di Giulia e come credo abbiamo ormai capito quasi tutte e tutti, quasi, che il silenzio si trasformi in rumore e il rumore in azione. E perché c'è anche un altro tema, che è quello della sicurezza, anzi della mancata sicurezza nelle nostre città. E di questo parleremo senz'altro a Rumore, il secondo spazio di questa trasmissione. Il senso del rumore è uno solo, tenere alta l'attenzione, vigilare, vigilare sempre, vigilare anche mediaticamente su queste tragedie. Come vigila e come aiuta anche il 1522, il numero per le emergenze che in questi giorni è stato subissato di chiamate. E allora andiamo su un altro rumore, cominciamo la nostra puntata, che è il rumore della vita vera, della pop economia. Quando dico pop dico proprio economia reale, vita vera, e ne parliamo subito con i nostri super prof che ci fanno comprendere la realtà per come essa è. Il professor Marcello Gualtieri, economista, nostro punto di riferimento, ben ritrovato. Buonasera Alessandra, grazie dell'invito. Il professor Mario Rovetti, esperto di fisco e tributarista dell'Università di Torino, ben ritrovato. Grazie Alessandra, buonasera a tutti quanti coloro che ci guardano e ci ascoltano. E il presidente del Codacons, Gianluca D'Ascenzo, ben ritrovato. Grazie Alessandra, sempre un piacere intervenire nei vostri microfoni. Grazie a voi e alla vostra grande professionalità e competenza. E allora,
Professor Gualtieri, tante notizie oggi, tante notizie di vita vera, di pop economia. C'è l'Istat, professore, lei avrà sentito l'Istat che dice, parla di PIL, dice crescita al ribasso, inflazione scende e spinge i consumi ma rallentano gli investimenti. Ha parlato anche il ministro Giorgetti e tra le tante cose ha parlato del patto di stabilità, ha parlato anche, indovini un po', di debito. Dice dobbiamo onorare i nostri impegni e ridurre in maniera realistica e graduale e sostenibile il debito. Vediamolo subito subito il debito, prima di cominciare. Eccoci con la nostra The Economy TV, il contatore è lì. Allora Alessandro, il nostro debito in questo momento è 2.855 miliardi, 407 milioni e rotti. Ecco, e adesso lo rispieghiamo il nostro debito, perché la volta scorsa è tanta tensione sui temi della pop economia che chiedevano proprio un suo intervento sul debito, perché ci diceva giustamente un ascoltatore, ma l'Europa cosa fa? Questo debito ce lo sottrae, ce lo maggiora, insomma, per capire ancora meglio cosa è il debito e perché noi ne parliamo sempre, non tanto così per dire, per fare. E poi però parliamo subito di mercato tutelato, professore, e andiamo ai consumi con il presidente del Codacons Gianluca D'Ascenzo, perché cerchiamo di capire con la fine del mercato tutelato le bollette, come dobbiamo pagarle queste benedette bollette, quanto ci peseranno e soprattutto le truffe. E poi spazio al professor Rovetti, un'autostrada per il professor Rovetti, perché oggi ci dà una chicca. Professor Gualtieri, andiamo veloci perché i temi sono tanti. Debito. Partiamo dal debito, facciamo una premessa così ci aiuta a capire. Lo Stato, inteso come soggetto economico, non è molto diverso dagli altri soggetti economici quali le famiglie o le imprese. E cioè, ogni qualvolta ha bisogno di un bene o di un servizio, ha bisogno di pagare questo bene e servizio. E lo deve pagare in maniera accettabile, offrendo una moneta che sia accettabile per chi vende il bene e il servizio. Altrimenti vado al distributore della benzina e il distributore di benzina, se io non lo pago con una moneta che accetta, la benzina nelle auto della polizia non le mette. Questo quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato, in linea di principio, può spendere i soldi che ha. Che cosa succede nella realtà? Che quasi tutte le nazioni economicamente sviluppate, in quasi tutte le nazioni economicamente sviluppate, lo Stato tende a spendere di più di quello che ha, dei mezzi finanziari che ha. Perché? Per fare stare meglio i cittadini. Quindi, diciamo, fa un po' di debito e perché trasferisce questa ricchezza e questi servizi ai propri cittadini. Bene, che cosa succede nel caso dello Stato italiano? Nel caso dello Stato italiano, come inteso come soggetto economico, anche lo Stato italiano spende sistematicamente di più di quello delle risorse finanziarie che ha. Quindi sceglie liberamente, in base alle proprie decisioni politiche, di indebitarsi. Cosa vuol dire indebitarsi? Significa andare sul mercato finanziario, andare dai risparmiatori, concretamente, e dire: io sono uno Stato italiano, devo spendere dei soldi, non ne ho sufficienza, per favore prestemeli. Primo punto, il debito fatto dallo Stato italiano è una scelta totalmente interna del nostro paese. Noi scegliamo di indebitarci. Punto. L'Europa in questa scelta c'entra o non c'entra? Questa scelta non c'entra assolutamente niente. Anzi, le regole europee sciocche e che speriamo di riformare, ma che comunque hanno tenuto in piedi tutta la baracca per questi 20 anni, pongono un limite a questa capacità, a questa volontà dello Stato di indebitarsi, quindi metto un limite a questo debito. E sono i famosi parametri di Maastricht che poi dovrebbero essere superati con il nuovo patto di stabilità, di cui poi, se rimane tempo, possiamo parlare. Che cosa succede? Qual è il contributo dell'Europa alla nostra situazione finanziaria? Innanzitutto quello di consentirci di stare nell'area dell'euro. Quindi, benché noi non rispettiamo i parametri di Maastricht, ci viene concessa questa possibilità di continuare a usare l'euro come moneta, che è quello che il distributore della benzina chiede quando la macchina della polizia si ferma per fare il pieno. Primo punto. Secondo punto, a partire dal periodo in cui Mario Draghi è stato governatore della BCE, quindi parliamo dal 2015 ad oggi, che cosa è successo? È successo che la BCE e le istituzioni europee, per supportare tutti i paesi, ma in primo luogo l'Italia perché è il paese più indebitato,
hanno iniziato a comprare titoli del nostro debito pubblico, cioè sono quei famosi risparmiatori che ci hanno dato i mezzi finanziari per poter fare la benzina alle macchine della polizia. Che cosa è successo dal 2015 ad oggi? Nel 2015 il debito pubblico era italiano, era tutto praticamente tutto sul mercato, cioè in mano a risparmiatori, fondi di investimento, banche, assicurazioni, speculatori, chiaro, il Soros della situazione. Dal 2015 sino alla data di oggi è iniziato un lungo processo molto molto importante, al termine della quale le istituzioni europee, principalmente la BCE, per il tramite della Banca d'Italia, ha finanziato il nostro debito pubblico, quindi ha comprato questo debito pubblico, e a questo punto il debito pubblico non è più tutto sul mercato, ma per un importo pari circa a un terzo, più di un terzo del suo ammontare totale, è posseduto dalle istituzioni europee, quindi principalmente dalla BCE per il tramite della Banca d'Italia. Perché questo è importantissimo? Perché questa grossa fetta del debito pubblico è sottratta alla speculazione dei mercati. Quindi è un aspetto che dà una grande solidità, una maggiore solidità al nostro debito pubblico, alla nostra, come dire, solvibilità in quanto debitori, e di questo noi dobbiamo essere grati all'Europa, che ha aiutato tutti gli stati, ma in primo luogo l'Italia, sottraendo una grossa fetta del debito pubblico al Soros della situazione. Ecco, spero che a questo punto sia abbastanza chiaro, è molto perché noi chiaro. Diciamo spesso che la nostra sopravvivenza finanziaria dipende dall'Europa. Perfetto. Allora, c'è una ascoltatrice, la pregherei di essere velocissima perché davvero oggi la puntata è pienissima, io immagino chi sia, sono molto contenta. Signora? Buonasera Lisetta. Buonasera, allora, cara signora, prego. Vorrei aggiungere questa cosa qua, perché l'incremento del PIL, che ad aprile era previsto, mi sembra, all'1%, è stato ribassato allo 0,8%. Il deficit pubblico, c'è da aggiungere sempre, è stato alzato al 5,3% del PIL. Ma il dato allarmante, lor signori, è l'aumento della spesa per gli interessi sul debito pubblico, cioè il 140% del PIL, che l'anno prossimo sfonderà quasi certamente i 100 miliardi contro gli 83 del 2022. E intanto, secondo me, l'ombra dello spread si allunga, minacciosa, con valori superiori persino a quelli della Grecia. Buonasera a tutti. Brava signora, lei è sempre aggiornatissima. Professore, una proprio risposta rapida, come lei sa fare? Una pillola, ha detto cifre inoppugnabili, precisissime. Il PIL rivisto al ribasso, il deficit fuori dai parametri di Maastricht, gli interessi oltre 100 miliardi, lo spread italiano peggiore di quello della Grecia. Quindi i mercati ritengono la Grecia più solvibile dell'Italia. Ricordo che la Grecia è andata sostanzialmente in default, ma quello che è più grave è andata in default perché ha truccato i conti pubblici per fingere l'aderenza ai parametri di Maastricht. Vede, professore, che anche l'economia è donna? E allora, perché ci seguono molte, molte ascoltatrici. Professore, la fine del mercato tutelato, se ne sta parlando moltissimo. Cosa succederà per le nostre tasche? Diciamo una breve sintesi, perché il tempo corre, ma magari ci tratteniamo anche un altro pochino, altri 5-6 minuti di più, per passare poi a come dobbiamo comportarci e quindi i consigli pratici, tecnici che ci interessano tutti del Codacons. Prego. Ecco, faccio anche qui un breve inquadramento macroeconomico. Il punto fondamentale energetico dell'Italia è che noi abbiamo una bolletta energetica più cara del resto della UE, per tutta una serie di motivi, fondamentalmente perché siamo totalmente poveri di energia prodotta in casa, abbiamo detto di no due volte con due referendum all'energia nucleare, abbiamo bloccato le trivellazioni nel Mar Adriatico per estrarre il gas, abbiamo creato un sacco di problemi persino per le navi rigassificatrici che abbiamo dovuto dipingere di blu perché sennò disturbavano il panorama, ci siamo scoperti dipendenti totalmente dal gas russo, siamo usciti dalla dipendenza del gas russo ma siamo entrati nella dipendenza del gas algerino. Questo è il quadro macroeconomico, siamo poverissimi di energia e dipendiamo dall'estero per energia. In maniera totale. I risparmi, poi lascio la parola al Codacons, che ovviamente è molto più competente di me per la, diciamo, il day by day, il pragmatismo che deve guidare imprese e famiglie. Quando potremo veramente avere una bolletta energetica più bassa rispetto a quella di adesso?
quando saremo meno vulnerabili alle variabili macroeconomiche, geopolitiche di questi paesi che producono le materie prime energetiche, che sono sempre molto instabili, quando quindi saremo più indipendenti, quando avremo spazzato via monopoli e cartelle tra imprese di distribuzione che in alcuni casi rendono il mercato dell'energia molto molto opaco. Codacons, presidente, cosa dobbiamo fare? Ci dia un po' di indicazioni su questo, perché le vogliamo sapere tutti. Il professor Gualtieri è puntuale e lucidissimo come sempre, insomma, ha inquadrato il tema e la soluzione, praticamente l'ha detta tra le righe, è quella dell'autoconsumo. Cioè, quando saremo autosufficienti, quindi avremo gli impianti di energia rinnovabile che produrremo, l'energia elettrica che consumeremo, sicuramente saremo indipendenti. Ad oggi questo non è possibile e quindi, per essere estremamente pratici, la soluzione che è alla portata di tutti quanti è il portale offerte dell'autorità, che è il comparatore dell'autorità, che ha dimostrato in questi anni come sia possibile risparmiare, perché poi dopo ci sono sicuramente le offerte del mercato libero che sono più care rispetto al mercato tutelato, ma la migliore offerta del mercato libero è inferiore rispetto al mercato tutelato. Quindi il passo fondamentale, il passaggio, è la consapevolezza dei propri consumi. Vediamo quanto. Quindi vedere bene quanto noi consumiamo praticamente. Perché si diceva 10 consigli del Codacons, forse tutti e 10 non riusciamo a dirli, però qualcuno lei ce lo dà. 1, 2, 3, 4. Le cose fondamentali che dobbiamo fare quando arrivano queste incomprensibili bollette, come lei definisce il professor Gualtieri. No, questo è verissimo. Si sta lavorando per semplificare la bolletta, però il tema è vedere il consumo annuo che è indicato nella bolletta. Su quello andare sul portale, utilizzare quel dato sul portale delle offerte dell'autorità, vedere le offerte che vengono formulate, che sono tantissime, perché sono oltre 800 i fornitori che possiamo trovare, ognuno di questi fa delle offerte per farsi concorrenza. Teniamo presente che anche spegnere i LED o abbassare anche di un grado il riscaldamento della propria abitazione ci fa risparmiare dell'8% il consumo. Quindi cerchiamo di essere più consapevoli e più, come le nostre nonne insomma, ci ricordavano, spegni la luce quando esci dalla stanza, cerchiamo di essere, di riprendere un po' quella saggezza popolare che i nostri nonni ci hanno insegnato, riprendiamola, aggiorniamo la nostra consapevolezza agli strumenti, ai consumi quotidiani che svolgiamo tutti quanti noi. All'epoca non c'erano i computer, i congelatori, le asciugatrici, e quindi cerchiamo di risparmiare anche con un consumo più sostenibile. Utilizzo questo aggettivo più sostenibile. Ma presidente, è meglio accendere per molto tempo il riscaldamento in casa o spegnerlo a intermittenza? Perché è una domanda che sento fare io stessa, spesso me lo chiedo. Allora, a volte ci capita di entrare nei locali, non solo nei pubblici uffici ma anche nelle case, dove raggiunta la temperatura ottimale si aprono le finestre per far cambiare l'aria. Quello ovviamente è vero che fa entrare ossigeno, però è altrettanto vero che stiamo disperdendo calore, insomma. Quindi riflettiamo un attimo sui nostri comportamenti quotidiani. Ci sono anche delle soluzioni molto pratiche, economiche: mettere dei pannelli riflettenti tra il termosifone, e la parete, ad esempio. Consideriamo gli infissi, se ci sono degli spifferi, controlliamo bene questi consumi. A volte usiamo le abat-jour, lasciamo accese, a volte noi adottiamo, piuttosto pensiamo anche al phon, non siamo consapevoli di come certi elettrodomestici, anche piccoli, consumano molto energia. Verifichiamo la capacità, la sostenibilità, la classe energetica degli elettrodomestici che abbiamo in casa. E allora, teniamo questo come bussola, presidente Di Ascenzo, come quadro di riferimento. Professor Rovetti, lei è molto freddoloso, accende molto il riscaldamento, l'ABL, da lei? Direi giusto. Il giusto. Mi sembra di banalizzare, ma credo di... Io non ho bisogno di aprire le finestre per cambiare l'aria. Diciamo che la temperatura è una temperatura ordinata. Però c'è una temperatura molto alta sul fronte Airbnb e lei mi ha stamane anticipato una cosa molto interessante che adesso lei anticipa a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per continuare la prossima volta. Mi ha parlato di un sequestro di 779 milioni che potrebbe procurare danni, non dico come il super bonus, come il pasticcio del super bonus, ma insomma, di che si tratta? Si tratta di una sanzione che la Guardia di Finanza ha contestato, ha erogato a Airbnb, che sarebbe colpevole di non avere effettuato
le ritenute sui canoni di locazione. Anche qui serve un brevissimo inquadramento, altrimenti ci perdiamo. Prego, se oggi io voglio affittare... Ci sono due telefonate per noi, se lei mi consente, le prendiamo e ci tratteniamo un altro pochino, eh? Anche per occupiamo un po' di spazio di rumore, va bene? Altrimenti gli ascoltatori cadono. Come vuoi. Prego, chi è? Sì, sono Luigi da Firenze, vi do un consiglio sul riscaldamento, sono un termotecnico, quindi lavoro sulle fonti di calore e riscaldamento. Luigi, grazie, io lo applicherò subito, prego. Allora, la domanda che faceva lei è molto interessante, perché no, allora c'è gli impianti centralizzati e i termosingoli, sono più efficienti centralizzati, perché a livello di costo c'è una sola manutenzione ripartita per tutti i condomini, mentre per quanto riguarda il termosingolo, sì, lo puoi utilizzare quando vuoi, però c'hai praticamente in un condominio 10 persone, 10 pagano praticamente la manutenzione che si aggira intorno ai 200 euro all'anno. Per quanto riguarda il discorso del consumo, invece, vi do questo consiglio. Ci sono le valvoline termostatiche, intelligentissime. Nel bagno non le tenete a palla, perché praticamente c'è il maggior consumo. Sarebbero i millesimi. Quindi voi che fate, esatto, nelle stanze che non utilizzate il riscaldamento, tipo praticamente che le posso dire una stanza per i bambini, eccetera, mettete la valvolina 12, il 2, che non è a 0, ma è 12. Mentre nella cucina tenetela a 2, perché dove c'è più fonte di calore. Ripartendo in questo modo, praticamente avete un risparmio del 20%. E chiudo, quando cambiate una caldaia, quando si va a comprare le caldaie a condensazione, dove c'è risparmio? Non nella caldaia, ma nella sonda esterna. E occhio quando ve la vengono a installare, perché la sonda esterna è quella Gegino collegata alla caldaia, dove ha una famosa curva termica ed è quella che dialoga con l'esterno. Due esempi e chiudo. Se c'è una temperatura di 15-20 gradi sull'esterno e sono in questi periodi, non mando l'acqua a 75 gradi dove mi consuma di più, la mando a 50. Quindi quando cambiate la caldaia fatevi inserire questa aggeggina, è quello sul risparmio energetico, non la caldaia a condensazione, perché come tutti sanno l'acqua condensa sotto i 55 gradi, quindi la temperatura della caldaia quando ve la vengono a montare deve stare sotto i 60 gradi, perché si era impostata a 65, è come se non avete installato la caldaia. Ce ne potrebbero essere a 1000, però vi do questi due consigli. Ragionate su il discorso praticamente di mettere le testine termostatiche, staccatele nelle stanze e usate una copertina un po' di più, come facevano i nostri nonni. Grazie, ma io non finirò mai di ringraziarla. Lei ha dato delle indicazioni fortemente utili. Si ricolleghi con noi martedì, così facciamo, ce ne dà altre ancora. Le va? Sì, pronto. Buonasera, sono Aldo da Bergamo. Buonasera Aldo, buonasera a lei, prego. Buonasera a lei e agli ospiti. Noi parliamo sempre di energie rinnovabili, però per arrivare in Italia a essere autonomi con le capacità che abbiamo al giorno d'oggi, con la conoscenza che abbiamo oggi, per me l'unica soluzione, e non bisogna essere ipocriti, è l'energia nucleare, come hanno in Francia e in tutti gli altri stati. Altrimenti continuiamo a parlare di energie rinnovabili, ma col fotovoltaico, con le pale eoliche, non arriverò mai più del 10-12%. Quindi per poter sopperire ci vuole energia, non bisogna essere ipocriti. Poi tra 20-30 anni avremo delle tecnologie miracolose, ma attualmente in 10 anni l'unica possibilità è quella, è continuare a parlare di energie rinnovabili che possono sostituire il gasolio o il gas, per me è utopia. Grazie, buonasera, ascolto. Grazie signor Aldo, ci faremo una puntata a parte, professor Gualtieri, chiameremo anche altri esperti sulle rinnovabili e il nucleare, ne abbiamo parlato anche altre volte, ma ne riparliamo perché ci sono anche delle notizie su questo. E allora, grazie ancora al signore che ci ha dato questi consigli, non so voi, ma per me sono fondamentali. Adesso proverò a farlo e vediamo un po' come va, perché a livello di consumi, presidente di Ascenso, che dice? Lo farà? Ottimi consigli. Io vivo in provincia di Viterbo, insomma, quindi non sono in un impianto centralizzato, insomma, qui si usa molto il pellet in questo territorio. Io sono autonoma, però, anche però, autonoma. Vediamo anche un po' a Roma, che cosa succede. Vediamo un po'. Esatto, vediamo, riproviamo.
Professor Rovetti, mi perdoni, ma come vede la pop economia, la vita vera, la quotidianità irrompe nell'economia. E allora Airbnb, perché anche questo è un fatto di pop economia, tutti lo conosciamo, no? Tutti su internet ormai vediamo e andiamo su Airbnb. Prego. Stavo dicendo, quando io decido di affittare un alloggio a Roma tramite la piattaforma di Airbnb, scelgo l'alloggio che è di proprietà di Alessandra Mori, pago 100 euro a Airbnb e Airbnb si trattiene le proprie commissioni e, per esempio, dà 90 euro ad Alessandra Mori per, per affittare questo alloggio. E le guardi, segnalo che c'è già un'immagine che lei mi aveva anticipato, poi commentiamo e vediamo. Sì, questa è la fine del percorso. Prego. La Guardia di Finanza ha contestato a Airbnb di non avere effettuato la ritenuta di acconto nel passaggio di denaro tra Airbnb stessa e Alessandra Mori. Mi spiego. Quando, secondo la legge italiana, Airbnb paga i 90 euro ad Alessandra Mori, deve trattenere da questi 90 euro una quota parte, che per l'appunto si chiama ritenuta di acconto, che costituisce l'imposta che Alessandra deve pagare su quei 90 euro, cosicché Alessandra non percepirà 90 euro, ne percepirà per esempio 70, ma avrà già pagato le imposte, cioè quel 20 che Airbnb avrebbe dovuto trattenere, Alessandra se le sarebbe trovate pagate già in termini di imposte e quindi non avrebbe avuto nessun altro obbligo successivo. Invece cosa succede? Airbnb non fa i ritenuti di acconto, quindi Alessandra incassa 90 euro invece di 90 meno le tasse. Quindi diligentemente Alessandra cosa fa? Fa la propria dichiarazione dei redditi e paga spontaneamente i 20 euro che Airbnb non avrebbe trattenuto. Quindi il fisco i 20 euro alla fine li porta a casa, non li porta a casa da Airbnb nella fase 1, li porta a casa da Alessandra nella fase 2. Ora, se il fisco contesta come contesta a Airbnb che quei 20 euro Airbnb li deve pagare, cosa succederà? Che Airbnb pagherà 20 euro al fisco perché sono oggettivamente dovuti, ma poi andrà da Alessandra e dirà: cara Alessandra, avrei dovuto trattenerti 20 euro, non te li ho trattenuti, nel frattempo li ho versati, per favore pagameli. E Alessandra cosa farà? Pagherà 20 euro a Airbnb, ma poi Alessandra dirà: ma caspita, io 20 euro li avevo già pagati al fisco però, quindi dovrò fare un'istanza di rimborso al fisco. Risultato, lo schema che metto in piedi: il fisco chiede i soldi a Airbnb, Airbnb chiede i soldi ai proprietari degli immobili, qui in video. Eccolo. Il proprietario degli immobili chiede i soldi al fisco, gli stessi 20 euro girano in tondo, non fanno diventare nessuno né più ricco né più povero, ma se rapportiamo i 779 milioni alle migliaia, alle millemila affittanze, significa che se questo meccanismo perverso parte, vuol dire che ci saranno migliaia, 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 migliaia di contribuenti che diranno al fisco: ehi, fisco, guarda che io ti ho pagato del denaro che poi ho dovuto ripagare a Airbnb, per favore restituiscimeli. Io non voglio pensare come fisco possa gestire una mole di lavoro di questo genere che non procura un milionesimo di euro di guadagno. Molto più logico sarebbe stato probabilmente individuare un percorso di sola sanzione a carico di Airbnb, lasciando le cose come stanno, perché fare girare i famosi 20 euro Airbnb al fisco, Alessandra a Airbnb e il fisco ad Alessandra è un inutile spreco di risorse pubbliche. Io spero che qualcuno se ne avveda e che tutto venga ricondotto in una diversa prospettazione, e quindi in termini meramente sanzionatori per Airbnb, perché altrimenti le migliaia e migliaia e migliaia di ricorsi, di richieste di rimborso che dovrebbero riversarsi sul tavolo del fisco rischiano di intasare il fisco per nulla. Chiarissimo, professor Rovetti, e questo è un caso che fa rumore, non ne ho sentito parlare molto in giro, siamoci un po' su questa cosa e magari la prossima volta vediamo un po' qualche reazione. Il Codecons che cosa può dire in merito a questo caso rumoroso? Ma sicuramente il professore l'ha messo in evidenza, il timore
è la generazione di un contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie incredibile, che sicuramente rischierebbe di paralizzare tutta la macchina giustizia. Da anni noi siamo impegnati nel cercare di invitare l'Agenzia delle Entrate a verificare i grandi contribuenti che non versano quanto dovuto, così come abbiamo contestato quando vengono fatti degli accordi per cui chi non ha pagato quanto dovuto, allora è stato permesso di versare un importo e quindi incassarlo nelle casse dello Stato piuttosto che recuperare quanto effettivamente percepito. Gli episodi sono numerosi, non li voglio citare qui, ma sono le multinazionali oggetto di questo tipo di indagine, non sono pochi in alcuni casi, e noi abbiamo anche contestato all'Agenzia delle Entrate una sorta di poca attenzione e celerità nel fare questo tipo di accertamenti, perché poi dopo passano gli anni e alcuni crediti vanno in prescrizione, per cui ben venga che lo Stato verifichi se il contribuente non ha pagato, perché molto spesso noi abbiamo l'impressione che lo Stato sia molto forte con il piccolo contribuente, con il consumatore, e un po' più debole o più soft, diciamo, con i grandi contribuenti. Ecco, lo stesso fa la Commissione Europea. Ecco, che dice? Dico che è vero, qua si rischia di fare, giusto per parafrasare il titolo della tua trasmissione, si rischia di fare veramente tanto umore, aggiungerei per nulla, per continuare le parafrasi, perché, come dicevo, quei 20 euro alla fine il fisco li ha incamerati. Allora resta una sanzione di carattere esclusivamente formale. Bisogna educare Airbnb per educarne altri 100, quindi giusto irrogare a Airbnb una sanzione per non avere ottemperato gli obblighi di intermediario, si dice di sostituto di imposta. Secondo me non giusto insistere sulla strada della richiesta dell'imposta, perché si mette in pista quel circolo vizioso, per nulla virtuoso, che rischia di riempire di contenzioso tutti gli uffici del fisco. Bene, tutto molto chiaro, tutto molto rumoroso. Ci riaggiorniamo, professor Rovetti, martedì prossimo su questo e su altro? Lei c'è ovviamente, immancabile, deve esserci per forza, la blindo. Professor Gualtieri, grazie. Voleva dire qualcosa proprio veloce, veloce? Abbiamo chiuso, eh? Se oggi siamo andati oltre. No, grazie, grazie. Grazie, presidente del CODA, Consul De Luca. Grazie, presidente. Grazie a voi, alla prossima. A martedì. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Rumore. E la linea torna subito ad Alessandra, siamo già stati raggiunti dalle prossime due ospiti. Eccole, perché questa di Rumore è una puntata tutta al femminile. E allora, saluto la nuova ospite Sabrina Fiorentino, CEO di Sestre, perché l'impresa, sapete cari amiche e amici di Radio Libertà, è anche, anzi, soprattutto donna, impresa al Made in Italy. Ora vedremo che grande impresa ha fatto Sabrina, ha costruito Sabrina. Benvenuta qui a Radio Libertà, a Rumore. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Buonasera, grazie, Sabrina. Allora, un attimo solo, poi parliamo di lei subito subito. Graziella Giangiulio, la conoscete, condirettrice di AGC News, questo giornale, questo insomma sito molto importante che ci svela, direi, le notizie della geopolitica e di tutto ciò che sta accadendo e che sopitamente accade, ma che tanti non dicono. Allora, Graziella, per capire un po' la verità su quello che sta accadendo, Gaza, il fronte della guerra, ovviamente parliamo di Israele e Hamas, sappiamo oggi c'è stato l'altro allarme dell'ONU, qui sono sempre allarmi, siamo vicini all'apocalisse, Gaza non ce la fa più, però a parte questo che è una tragedia, ormai assodato e nessuno fa niente, che cosa sta succedendo? 5-6 minuti su questo, dacci la finestra consueta. Buonasera a tutte e a tutti e bentrovati. Allora sì, diciamo che siamo arrivati a oltre 15.600 morti
più dobbiamo aggiungere quegli israeliani soldati che sono 406. Cosa sta succedendo? Che purtroppo siamo arrivati a quasi due mesi di conflitto, domani è il 7 di dicembre, e rischiamo che non ci sia un allargamento inteso in senso, diciamo, istituzionale, ma un allargamento inteso con nuovi gruppi che si uniscono ad Hamas contro Israele. Questo naturalmente determina un allungamento del periodo del conflitto, e ne sentiamo parlare poco se non quando sequestrano le navi. Ci sono anche gli Houthi, che tutti dicono essere fili iraniani, ma diciamo che più che fili iraniani sfruttano quello che l'Iran gli può dare, ma hanno le idee ben chiare, visto che sono entrati in guerra nel loro stesso paese, che è lo Yemen, e diciamo hanno istituito un governo non riconosciuto con capitale a Sanaa, spodestando il precedente governo che si è dovuto rifugiare con l'appoggio dell'Arabia Saudita ad Aden. Cosa succede? Che gli Houthi, intervenendo in favore, diciamo, di Hamas e delle brigate collegate ad Hamas, ha deciso di bloccare il traffico navale, sostanzialmente, che passerà per il Mar Arabico e per il Mar Rosso. Quindi ha già sequestrato delle navi, ha detto che questo è solo l'inizio. Che cosa può succedere? Ecco. Pensate che tutte le navi che portano, prima si parlava di energia, vi ho seguito, e tutto quello che ci arriva arriva anche attraverso il canale di Suez. Se questo canale viene bloccato, abbiamo già un problema di approvvigionamento delle risorse e dei materiali, e questo è un grande problema, motivo per cui gli Stati Uniti d'America hanno avuto proprio una richiesta specifica da Israele di intervenire con delle navi militari per aiutare e scortare le navi che attraversano questo tratto di mare. E poi notizia dell'ultima ora: Hamas per la prima volta ha chiamato alle armi giovani, non solo palestinesi, e purtroppo hanno già risposto i giovani della resistenza islamica giordana. Quindi avremo dei ragazzi che dalla Giordania andranno a combattere. Quindi non sono notizie rose, e con questi presupposti, diciamo, il conflitto durerà più a lungo, tenendo conto che sappiamo benissimo Hamas da 15 anni ha sfruttato quello che già c'era costruito da Israele, ha ampliato questi tunnel che sono diventati, a detta dell'esercito di Israele, delle città. Quindi sarà molto difficile sconfiggere Hamas a casa la partita propria. Si gioca tutta lì, no Graziella, lo dicevamo l'altro giorno, nei tunnel. Sì, anche perché in questo momento la questione ostaggi è ferma, anche se oggi il Qatar è tornato a parlare. Quando l'emiro del Qatar parla vuol dire che già sono in corso delle trattative. Naturalmente chi è meno favorevole è Israele, anche se gli ostaggi presi sono israeliani, perché ogni volta che si ferma il conflitto dà in modo ad Hamas di respirare e quindi di poter controllare e gestire la situazione, e questo naturalmente allunga il periodo del conflitto. Sulla tragedia umanitaria c'è poco da dire, c'è poco da dire, ci sarebbe molto da fare, ma non si fa. Esatto. E allora, grazie alla Gian Giulio, collega con direttrice di AGC News, agenzia giornalistica e geopolitica. Se posso dire solo una cosa per lanciare la puntata di Economia e Finanza sul signore che parlava dell'energia atomica, il grosso nucleare. Problema, nucleare, scusa, il grosso problema del dire no al nucleare in questo momento è che l'uranio per la maggior parte si compra dalla signora madre Russia. Ecco, allora ti inviterò perché avremo un ospite di eccezione su questo prossimamente, se ce la faremo. Grazie Graziella. Grazie a voi e buon proseguimento. A martedì. E allora, 20 minuti in radio, non sono molti, ma sono molti invece in radio. Cara Sabrina Fiorentino, ti presento ancora, CEO di Sestre. E allora, premio Gamma Donna. Un premio prestigioso per l'imprenditoria femminile, perché Gamma Donna dal 2004 mette in luce l'imprenditoria femminile innovativa. Grazie a Gamma Donna abbiamo conosciuto Amelia Cuomo, Claudia Persico, e ne conosceremo molte, molte altre. E ora te. Io cerco sempre di promuovere l'imprenditoria femminile, le lady del Made in Italy, e tu sei un esempio, perché sei giovanissima e già sei una capitano d'impresa e sei un'eccellenza nel settore nutraceutico. Ora io lo dico, ma spiegalo bene a tu, ai più, perché è un settore che studia gli estratti di piante, animali, minerali che hanno funzione benefica sulla salute e quindi sulla qualità della vita, e soprattutto la tua impresa si rivolge molto alle donne. Dici perché e poi andiamo anche oltre. Prego.
Grazie, grazie Alessandra per l'intro. Effettivamente Sestre è un'azienda di donne, per le donne, che parte dal territorio, parte dalla nutraceutica, che è una parola che può sembrare abbastanza complessa, ma in realtà è proprio l'unione tra nutrizione, quindi alimenti, ciò che ci alimenta, ciò che ci permette appunto di nutrirci, con la farmaceutica. Quindi partire dagli alimenti della nostra dieta mediterranea in particolare, perché come Made in Italy noi siamo detentori del regime nutrizionale migliore al mondo, patrimonio dell'UNESCO, partire da quegli alimenti per cercare delle molecole che, oltre ad avere attività nutrizionale, hanno anche attività preventiva e curativa. E poi il passo in più è proprio dare un'attenzione maggiore al mondo femminile, a tutte quelle che sono poi le disfunzioni che non vengono generalmente trattate, quindi vengono forse troppo normalizzate, ed è lì che poi Sestre entra in gioco con un'attenzione maggiore anche alla qualità della vita. Quindi per le disfunzioni anche ormonali femminili, no? Quindi un aiuto importante anche per le donne, questi integratori, sì, allora, che tu produci. Esatto, perché? Perché molto spesso quello che succede nella sfera della salute femminile è che diverse problematiche vengono normalizzate. Cosa significa? La donna comunque già ogni mese è un po'... le mestruazioni che portano anche ad avere dei dolori ricorrenti, certo. E già questo porta con sé diciamo, uno stato di malessere. A questo poi si associano anche delle patologie, come ad esempio l'endometriosi o comunque la... È una patologia molto importante e anche grave. Esatto, però cosa succede? Che molto spesso, proprio perché siamo abituati ad immaginare la donna che soffre con la mestruazione, che soffre con il parto, che soffre in tantissime situazioni sociali, anche fisiche, alcune di queste patologie non vengono prese seriamente. Ed è per questo che in questo caso Sestre si batte, ritornando anche al temi che vengono affrontati in questa bellissima trasmissione che porti avanti, il nostro ruolo è quello di fare rumore, cioè far sentire, dare la voce a tutte quelle donne che magari non sono pienamente consapevoli che quello che loro subiscono, quella sofferenza, in realtà può rientrare in una patologia, deve essere curata nel giusto modo, e devono esserci anche degli strumenti attorno, che siano del mondo medico, ma anche della comunicazione, che devono essere rafforzate, perché sempre più donne possano arrivare ad una consapevolezza di quello che è il proprio benessere, e non dare per scontato la propria salute. Ed è per questo che a volte non è sufficiente medicalizzare o diciamo andare semplicemente ad utilizzare delle soluzioni estreme, ma esiste tanto altro per tanto invece altro prima, garantire. Prima di ricorrere alle cose estreme. E anche tu prima, è lì che vi concentrate. Tu quindi hai fatto molto rumore, perché da giovanissima hai scalato anche una vetta. Quanto ti è costato questo? Quanto sacrificio ci è voluto? Ed è più difficile per una donna che per un uomo? Tu hai riscontrato difficoltà? Allora, sicuramente io dico sempre, quando si ha ben chiaro l'obiettivo da raggiungere, anche se nel momento in cui lo visioni l'obiettivo in realtà non sei consapevole di tutta quella che è la strada, il sacrificio che ti porta a raggiungerlo. Questo ha in sé anche, secondo me, un valore aggiunto, perché se tutti quanti sapessimo prima di lanciarci in un'impresa la difficoltà, forse molti farebbero un passo indietro. Rinuncerebbero. Invece esatto. Invece è proprio bello farsi guidare da questa motivazione forte, da questa passione che contraddistingue tutte noi che lavoriamo in Sestre, abbiamo questa visione ben chiara. E quindi è vero, a volte quando ci fermiamo ci rendiamo conto e diciamo è stato effettivamente faticoso, però in quel momento in realtà la motivazione e ciò che ti muove a raggiungere quell'obiettivo è molto più forte, soprattutto quando hai un impatto sulle persone, in questo caso sulle donne, che poi ti scrivono e magari hanno raggiunto una gravidanza naturalmente, ti rispondono, ti ringraziano, tutto quel sacrificio non ti viene, non è per caso, e quindi in realtà neanche poi te lo ricordi e guardi il risultato. In questa scalata effettivamente noi siamo tutte donne, quindi quanto è successo siete, molte volte. Quante siete? Noi siamo quattro, abbiamo sì, competenze diverse dalla parte scientifica alla parte tecnologica e di business, e
quando ci presentiamo di tavoli importanti, effettivamente a volte, poi siamo tutte molto giovani, quindi in realtà siamo tutte under 35 e abbiamo cominciato a fare impresa che avevamo 27-28 anni. Quindi diciamo che abbiamo faticato moltissimo per raggiungere quella credibilità, non soltanto nel mondo scientifico, ma proprio a livello sociale, perché molto spesso ci siamo presentati ai tavoli e ci veniva chiesto, vabbè, ma oltre a voi c'è qualcun altro? E noi, no, vabbè, non magari c'è, volevo c'è sapere se c'era qualche uomo dietro di voi, vero? La domanda era... Sì, diciamo, lasciamo intendere. E non è successo una sola volta, però poi non abbiamo... cioè non c'è nessuna differenza poi alla fine dal tavolo diciamo portato avanti e guidato da un uomo rispetto a una donna. Certamente. La differenza sta nel modo in cui lo fai. Noi l'abbiamo fatto, diciamo, gli anni ci hanno dimostrato che tutto il lavoro che abbiamo dedicato in questo ha richiesto del tempo, però poi è arrivato, e quando è arrivato forte, perché comunque sapevamo quello che stavamo facendo e non abbiamo mai perso l'obiettivo. E quindi poi alla fine, che sia uomo che sia donna, la differenza non cambia, l'importante è come le fai le cose. Magari c'è un bias iniziale nell'uomo, ma poi dimostri che fai quello e anche altro. Quindi questo prodotto parte dal territorio e quindi dal Made in Italy, che ora si parla tanto di Made in Italy, noi ne parliamo veramente da molto tempo. Quanto è importante il Made in Italy e quanto è importante lavorare sul Made in Italy e pubblicizzarlo ed esportarlo, dalla tua esperienza? Allora, noi siamo partiti dal Made in Italy e penso che questo sia un'etichetta che ogni imprenditore, imprenditrice italiano deve imparare a rivendersi e pubblicizzare, perché noi diventiamo anche divulgatori di quelli che sono i valori che ci caratterizzano come territorio italiano. Ognuno lo fa in maniera diversa, però non deve dimenticarsi di farlo, perché quando facciamo impresa, qualsiasi esso sia, non si deve limitare effettivamente alla presentazione di un prodotto, alla vendita di un prodotto, ma tutto quello che c'è intorno e che lascia realmente l'impatto sulle persone con cui tu ti interfacci. In questo caso noi come prima mission abbiamo deciso di dare valore a quelle che erano gli alimenti del territorio mediterraneo, del Made in Italy, piuttosto che andare a ricercare delle materie prime dalla Cina, dall'Asia, dall'America Latina, che sono comunque delle ottime materie prime, però noi siamo detentori di qualcosa che ci rende famosi in tutto il mondo. E quindi la nostra domanda è stata: perché dobbiamo utilizzare dei principi attivi che non sono nostri, che non sappiamo in realtà come vengono prodotti? Facciamoci noi portavoce di quello che sappiamo produrre e che sappiamo produrre bene, e trasformiamolo e portiamolo ad un livello superiore, cioè ad una... diciamo a un livello che possa non soltanto nutrire ma anche far bene. Ed è lì che arriva la trasformazione dall'alimento della dieta mediterranea ad un prodotto nutraceutico come l'uso in farmacia. E quindi questa è stata la nostra battaglia personale. Poi insieme a noi abbiamo un mondo accademico e tutto il mondo scientifico che adesso si sta avvicinando sempre di più alla nutraceutica. Quindi quella che era una battaglia nostra iniziale, di parlare non soltanto di nutraceutica come integratore, ma parlare di scienza nutraceutica, adesso è diventata una battaglia condivisa da tanti professori universitari, da tanti centri di ricerca. E quindi noi siamo abituate ormai a farci portavoce di tante piccole battaglie che avvengono nel quotidiano, tante piccole attività che vengono normalizzate. Quindi dobbiamo, diciamo, la nostra responsabilità sociale è anche questa, cioè generare quell'impatto di cui noi in questo momento abbiamo un palcoscenico, perché comunque possiamo parlare a più persone e lo facciamo con grande responsabilità. E allora trasformare in un certo senso il rumore in azione, quello che dicevo in altro ambito purtroppo tragico all'inizio della puntata, perché tu sei una donna, lavori per le donne, un'imprenditrice, sappiamo tutti, il nostro pensiero oggi è per Giulia Cecchettin, oggi e sempre in verità. Hai seguito questo caso, questa tragedia, cosa hai da dire su questo, tu che sei una giovane imprenditrice e ti confronti tutti i giorni con le donne e anche con gli uomini? Allora, sicuramente non sarà un clima facile da affrontare, non saranno mai sufficienti le risposte, i pensieri, perché effettivamente noi ci portiamo, siamo figli di un retaggio culturale che... diciamo dura non fortemente radicato anni, certo. Ma da millenni, quindi parliamo veramente dell'antica Roma, quando perpetuavano comunque degli atti
violenti anche nei confronti della donna. Quindi purtroppo anche proprio a livello psicologico nel nostro cervello ci sono ancora dei meccanismi che ci portiamo dietro, e quindi quello che possiamo fare oggi è quello di parlarne, perché vivendo in una cultura che comunque ha in sé degli atteggiamenti non condivisibili e non giusti, a volte vengono normalizzati, però, perché noi ci troviamo all'interno di contesti familiari, contesti sociali in cui tante di queste cose vengono normalizzate. Quello che sta succedendo adesso è che dobbiamo fermarci quando ci rendiamo conto che c'è un atteggiamento che non condividiamo, farlo notare. Cioè questo è quello che ognuno di noi può fare, perché non possiamo trasformare da un giorno all'altro quello che è quella che è la società in cui certo, viviamo, perché per una rivoluzione culturale ci vuole del tempo, ma il rumore serve proprio a questo, no? E questo è il senso di quello che stiamo dicendo. Esatto. E ognuno di noi è stato responsabile di ogni piccolo gesto. E la rivoluzione culturale, lo dico a tutte e a tutti, comincia sempre dal linguaggio, dal lessico, perché la violenza è sempre verbale, le dicerie sono qualcosa che davvero non esiste, e quindi insomma bisogna stare molto attenti quando si parla, pensare sempre prima di parlare, sempre sempre riflettere. Allora, noi stiamo concludendo una puntata molto intensa, rumorosa, ne prometto altre. Grazie Sabrina e buon lavoro per la tua grande impresa tutta sul Made in Italy, e anche che fa bene alla qualità della vita delle donne, e quindi è molto importante. Grazie. Buona serata a tutti e a tutte. Ciao. E un abbraccio a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. A martedì. Avete ascoltato Pop Economia.